E invece basta dalla gente onesta, che lavora, che non si fa mantenere, che rispetta la propria terra. È un guerriero padano, è il capo delegazione leghista al Parlamento europeo, viene dal suo Piemonte, sul banco di Pontida, Mario! Questa Lega al governo, tutto è possibile, ma con questo popolo nulla è impossibile e soprattutto la nostra libertà non è impossibile, è a portata di mano, oggi molto più di ieri, grazie al voto dei padani, patrioti padani, grazie per la spinta che avete dato alla lotta di Bossi e del nostro movimento. Grazie di aver cambiato la storia del paese, grazie di non aver mollato mai, grazie di essere oggi a dire che la Lega ce l'ha sempre duro, che noi non andiamo al governo per dire sempre di sì, ma andiamo al governo per far andare avanti un progetto di libertà per tutti, come dimostra il voto dei tanti cittadini di origine non padana che sono con noi, che sono in mezzo a voi e che hanno dato una bella lezione a quelle facce di merda che dicevano che noi siamo razzisti, che non abbiamo sentimento nazionale. Noi che siamo, noi veri patrioti, quando a Roma i disattenti, anche al governo, facevano finta di non leggere, di non sapere cosa c'è scritto nel Trattato di Lisbona, beh, gliel'ha detto con garbo Calderoli, è una truffa, dentro c'è la svendita della nostra sovranità nazionale. Beh, oggi quello che ha detto Calderoli, che Bossi ha confermato, però conferma sul Sole 24 Ore il più grande dei costituzionalisti italiani, il professor Guarino, vadano a leggere, ignoranti di Roma ladrona, imparino dalla Lega che ha sempre ragione, Bossi ha sempre ragione, Bossi ha sempre ragione. Patrioti padani, non molliamo, il 12 giugno un grande popolo, quello irlandese, voterà per il Trattato di Lisbona. A Roma forse non lo sanno, ma c'è un popolo che ha combattuto per la sua libertà e sono convinto che darà una bella lezione a quelli di Bruxelles, a quelli che anche nel nostro paese accettavano supinamente le decisioni della tecnocrazia. Pensate, con questo trattato non avremo neanche più il diritto di scegliere noi le nostre leggi, le nostre norme in tema di immigrazione, di sicurezza. Vogliono mettere il becco persino nei rifiuti di Napoli. È pur vero che una soluzione semplice per noi patrioti padani ci sarebbe, basterebbe regalare la Campania e il Sud alla corona di Spagna e già il regno delle due Sicilie, se la pensano pure. Noi non siamo affezionati alla monnezza di Napoli, non siamo affezionati alla monnezza di Napoli, se la prenda pure qualcun altro, noi manco per il cazzo. L'occhio attento della Lega sul Trattato di Lisbona, chiediamo la cosa più democratica, di dare le schede agli elettori, perché tanta paura di far decidere la gente democraticamente? Se vuole regalare ai banchieri, ai tecnocrati di Bruxelles ogni potere decisionale, se vogliono che il nostro paese, pensate un po', ci dicevano che loro erano i difensori del paese, del patriottismo, della nazione.
male. Beh, c'è una Lega che giorno dopo giorno si conferma come forza di difesa degli interessi del paese, una Lega forte, nazional popolare, vincente, una Lega che sfonda, che fa forse anche paura a quelli che hanno sempre comandato e che vorrebbero magari una Lega supina, una Lega debole. E la risposta è questa, altro che Lega obbediente supina, Lega di battaglia! Noi non partiremo mai! Siamo come quei cristiani serbi del Kosovo, ai quali siamo legati da un patto di solidarietà. Oggi dei volontari verdi c'è la loro bandiera, e come loro, loro chiusi nell'enclave, come l'indiano del nostro manifesto, ma noi nelle riserve non ci facciamo chiudere, noi siamo usciti dalle riserve. Bravo! Con le nostre bandiere, con la nostra forza vincente. Bravo! Con il nostro coraggio, la nostra determinazione, perché con Bossi, ripeto, nulla è impossibile, dobbiamo solo continuare, dobbiamo solo tener duro, sempre, con coraggio, con le nostre idee, parlando chiaro, come ha fatto adesso i nostri al governo. Questa Europa non ci piace. Bravo! Noi vogliamo l'Europa dei popoli e delle regioni, l'Europa della terra e del sangue, non l'Europa dell'usura, delle banche, dell'alta finanza. Vogliamo che la Padania libera un giorno, più presto di quello che si pensi, che la Padania possa far sentire la sua voce, come ha fatto sentire adesso, con i primi provvedimenti del governo. C'è la Padania, Roma, che conta, che pesa, argentini, marocchini, musulmani. È finita, è finita, indietro di salatata per i clandestini. Padania libera, Padania libera, libertà, con Bossi, libertà, libertà.